Esistono due processi di globalizzazione strettamente correlati, quello economico e quello ambientale. Quello economico ha generato nel corso del tempo crescita economica, ma la crescita economica ha anche influenzato, generato a sua volta, degrado ambientale, sia locale che globale. E questo ci porta proprio al secondo processo di globalizzazione in corso, una globalizzazione dei problemi ambientali, il cui esempio principale, direi, è il cambiamento climatico. I dati mostrano una forte interdipendenza tra i due processi, ma c'è anche un terzo fenomeno di globalizzazione, quello degli strumenti di politica ambientale, come i sistemi di emission trading, che rappresentano la nuova frontiera, forse la frontiera per il futuro, degli interventi per limitare i cambiamenti climatici, mantenendo la crescita economica.